Adesso parliamo dell'altra importante giurisdizione della Corte Costituzionale, i conflitti di attribuzione. Conflitti di attribuzione che possono intercorrere fra poteri dello Stato, oppure fra Stato e Regioni, oppure fra Regioni fra di loro. Prima di andare a vedere di che si tratta, capiamo un po' grosso modo di che cosa stiamo parlando. Conflitti di attribuzione, che cosa vuol dire? Diciamo subito che lo Stato, anzi l'ordinamento, è una struttura abbastanza complessa che è composta da diversi enti e diversi organi. Ora, questi diversi enti e questi diversi organi hanno dei poteri che gli sono riconosciuti in primo luogo dalla Costituzione. Potrebbe capitare che, o in buono o in mala fede, questo adesso non ci interessa, uno di questi enti o di questi organi si mette ad usare un potere di un altro e quindi sostanzialmente gli usurpa il potere, prende il potere che non gli spetta. Di fronte a questa questione, che è il caso più macroscopico, c'è chi deve necessariamente intervenire, se chiamata però, la Corte Costituzionale. Quindi la Corte Costituzionale interviene quando è chiamata, quando è provocata attraverso un ricorso, interviene per sanare questo conflitto e quindi è un, come dire, è una funzione indispensabile perché proprio per la complessità del nostro ordinamento questi conflitti sorgono, possono sorgere e sorgeranno sempre. Anzi, con la riforma dell'articolo 117 della Costituzione che ha diviso in maniera forse non eccellente i compiti fra Stato e Regioni, sicuramente questi conflitti sono molto aumentati. Diciamo subito però che quando parliamo di conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato o fra Stato e Regione, fra Regioni fra di loro, non stiamo parlando di giudizi di costituzionalità sulle leggi dello Stato o sulle leggi della Regione. Quella è un'altra questione che abbiamo già visto in precedenza. Allora, stabilito che qua si tratta di un problema di potere che nell'ipotesi più macroscopica viene usurpato da un altro ente, da un altro organo che non lo potrebbe fare a norma della Costituzione, andiamo a vedere i casi specifici. Incominciamo dal primo, è che i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato. Leggiamo l'articolo 37 della legge 87-1953, che così dice? Il conflitto fra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte Costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Questo è l'articolo 37. L'articolo 37 però ci dice che restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione, cioè se c'è un problema di ripartizione di poteri fra giurisdizioni, per esempio giudice civile, giudice ordinario, giudice amministrativo, qui non c'è la giurisdizione della Corte Costituzionale, ma quella della Corte di Cassazione, che storicamente ha sempre risolto questi conflitti. Allora, che cosa dobbiamo dire? Qua abbiamo due problemi fondamentali. Prima di tutto dobbiamo dire chi sono i poteri dello Stato, così intesi dall'articolo 37 della legge del 53, e poi quali siano, scusate, gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere. Cioè, chi sono gli organi che poi possono promuovere questo giudizio e che possono poi resistere come parte passiva al giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Allora, i poteri dello Stato. I poteri dello Stato quali sono? Possiamo partire dalla normale definizione di poteri dello Stato. I poteri dello Stato sono, secondo Montesquieu, il potere legislativo, esecutivo, giurisdizionale. Va bene, però per quanto riguarda questo giudizio qua, in realtà il concetto di poteri dello Stato si allarga molto a dismisura. Indubbiamente un potere dello Stato è anche il Presidente della Repubblica, anche la Corte Costituzionale è un potere dello Stato, anche il CNEL, perché è previsto nella Costituzione. Addirittura la Corte ha riconosciuto come titolare del diritto di agire davanti alla Corte Costituzionale il Comitato Promotore di un referendum. Allora qua il concetto di potere dello Stato non può essere identificato con quello, almeno non può essere completamente identificato con quello che normalmente si pensa essere un potere dello Stato. E infatti si ritiene che il potere dello Stato in realtà sia, in questa situazione qua però, si vada a confondere con coloro a cui è stata attribuita un'attribuzione, a cui è stata data un'attribuzione da parte della Costituzione. Quindi se la Costituzione dà un'attribuzione a certi soggetti, questi qua possono essere considerati poteri dello Stato perlomeno per sollevare questo tipo di conflitto.
Quindi in definitiva qua il potere dello Stato non è inteso in senso classico, ma si allarga a dismisura questa definizione, mettendoci anche soggetti titolari di certe attribuzioni che a rigore non possono essere definiti veramente poteri dello Stato. Quindi, avendo stabilito che in fondo chi può sollevare questo conflitto è titolare di un'attribuzione riconosciuta dalla Costituzione e quindi grosso modo può essere considerato, ma grosso modo, un potere dello Stato, dobbiamo vedere adesso chi sono effettivamente questi organi che possono sollevare il conflitto nell'ambito dello Stato, dei poteri dello Stato. Allora, partiamo dalla normale definizione e partiamo dal potere legislativo. Potere legislativo, sicuramente la Camera o il Senato sono i soggetti titolari a sollevare questo conflitto, cioè gli organi che possono effettivamente rivolgersi alla Corte Costituzionale. Poi si ritiene anche le commissioni parlamentari, mentre si discute se possono avere questa titolarità i singoli parlamentari, possono avere una titolarità del genere. Per quanto riguarda il potere esecutivo, beh, sicuramente il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche lo stesso Consiglio dei Ministri, ma anche i singoli ministri, perché loro sono al vertice del ministero a cui appartengono, ne fanno capo, sono a capo. Per quanto riguarda il potere giurisdizionale, qua il problema si complica un po', perché il potere giurisdizionale in fondo è un potere senza vertice e quindi possiamo ritenere che ogni singolo magistrato potrebbe sollevare il conflitto, sicuramente il CSM per le attribuzioni che la Costituzione gli riconosce. Per il Presidente della Repubblica, sicuramente lo stesso Presidente della Repubblica può sollevare il conflitto. Diciamo che stabilire chi siano, fare un elenco completo di tutti i poteri dello Stato e i relativi organi che possono sollevare il conflitto forse non è possibile. Noi ci siamo riferiti ai casi più comuni, più frequenti, almeno più evidenti. Allora, stabilito questo, dobbiamo andare a vedere qual è l'oggetto del conflitto. Le ipotesi, come si vede anche qua, come vedete al video, sono sostanzialmente due. Un organo rivendica un potere che è stato usurpato da un altro organo, rivendicazione del potere usurpato, prima ipotesi. Seconda ipotesi, un organo usa un potere che gli è legittimamente riconosciuto, ma lo usa in modo tale da impedire o menomare l'uso di un altro potere spettante a un diverso organo. Questo è il cattivo uso del potere. Allora, il conflitto di attribuzione può avere ad oggetto due situazioni diverse. Usurpazione del potere da parte di un altro organo. Che ne so, il Presidente della Repubblica si mette ad approvare le leggi da solo, potrebbe essere, è un caso eclatante, però è anche quello meno frequente sicuramente, cioè è abbastanza difficile che un potere, un organo di un certo potere si metta a usare il potere di un altro organo, è possibile, ma è poco frequente che accada una cosa di questo genere. Il caso sicuramente più frequente è quello in cui un organo usa il potere che gli è legittimamente riconosciuto, ma lo usa in maniera tale da non permettere all'organo che invece è titolare del suo autonomo potere di esercitarlo. Insomma, noi dobbiamo pensare che spesso gli organi dello Stato, anzi quasi sempre, sono in relazione fra di loro, è un po' come una serie di canali dove scorre l'acqua e facciamo conto che ogni canale abbia la sua fetta di competenza relativamente a quel potere. Tutta quest'acqua poi dovrebbe andare a finire non tanto al mare, ma nella realizzazione dell'interesse pubblico. Questo sarebbe il fine di tutto. Allora, se quest'acqua scorre nei vari canali e un certo organo dello Stato a un certo punto blocca il flusso dell'acqua, gli altri canali che aspettano il passaggio di quest'acqua non potranno curarsene, evidentemente. Allora qua non stiamo nel fatto che qualcuno ha usurpato il potere altrui, ma stiamo nel fatto che qualcuno usa talmente male il suo potere che non permette agli altri organi dello Stato di lavorare. Facciamo un esempio, anche se paradossale, ma serve per capirci. Facciamo conto che il Presidente della Repubblica non è che si mette a approvare le leggi del Parlamento, le approva lui, che sarebbe un'usurpazione, evidentemente, ma non promulga una legge approvata dal Parlamento o la ritarda in maniera indefinita, ritarda la promulgazione in maniera indefinita. In questo caso qua, se il Parlamento si rivolge alla Corte Costituzionale, non lamenta il fatto che il Presidente della Repubblica sta usando un potere che non gli appartiene, la promulgazione, ma lamenta il fatto che il Presidente della Repubblica fa un cattivo uso del potere che gli spetta. In questo caso qua non lo usa proprio, c'è cioè un'omissione vera e propria dell'uso di questo suo potere. Quindi abbiamo capito le ipotesi in cui c'è questo conflitto, ci può essere usurpazione del potere altrui, che è l'ipotesi più rara,
cattivo uso del potere altrui, quindi l'altro organo usa questo potere talmente male che non permette agli altri di lavorare sostanzialmente. Allora, quello che capiamo, quello che è evidente in questa situazione, è che qua non è un giudizio fra parti predeterminate. Cioè, di volta in volta che si verifica il problema, si devono andare a individuare le parti che poi sono legittimate, sia attivamente sia passivamente. Proprio perché non è un giudizio a parti predeterminate, questo giudizio qua di conflitto fra i poteri dello Stato si svolge in due fasi davanti alla Corte Costituzionale. Una fase preliminare e una fase di dibattimento, di merito, potremmo dire. La prima fase. Con la fase preliminare sull'ammissibilità del ricorso, la Corte decide con ordinanza in Camera di Consiglio sull'ammissibilità del ricorso, dove si verificano i presupposti necessari all'azione, materia del conflitto e legittimazione dei ricorrenti. Allora, fase preliminare, si presenta il ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Poiché non è un ricorso a parti predeterminate, la Corte Costituzionale deve prima verificare se le parti che sono lì sono le vere parti, cioè sono quegli organi che sono titolari di quel potere, quindi se sono il legittimato attivo e il legittimato passivo, sono proprio loro. La seconda verifica che fa la Corte Costituzionale riguarda la materia del conflitto, cioè se veramente poi, essendo quelle le parti, c'è stato un problema di poteri riconosciuti dalla Costituzione. Se eventualmente la Corte Costituzionale ritiene che ci siano questi due presupposti, passa al giudizio di merito. Con ordinanza individua le parti e si passa alla seconda parte. E infatti il giudizio di merito si svolge tra i soggetti individuati nell'ordinanza che ammette il ricorso. E poi si andrà avanti nel giudizio fino a stabilire a chi spetta questo potere. Ci siamo occupati quindi di questo primo conflitto di attribuzioni, che è conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato. Fra un attimo ci occuperemo invece dell'altro conflitto di attribuzioni che non è fra poteri dello Stato, ma fra enti diversi, quindi non è un conflitto interorganico. Il conflitto di cui ci occuperemo fra poco è conflitto fra Stato e Regioni o fra Regioni tra loro.